È nato Quant, un nuovo motore di ricerca che si propone come, diciamo, alternativa agli altri grandi motori di ricerca come Google, ad esempio. Che cos'è e come funziona? Beh, intanto bravo che l'hai pronunciato nel modo corretto, si pronuncia Quant. Molti purtroppo sbagliano. Allora, Quant è una nuova proposta che nasce in Francia nel 2013, è un motore di ricerca, come hai correttamente detto, e la value proposition è basata sul fatto che non raccogliamo dati, quindi rispettiamo la vita privata delle persone. Questo è importante perché oggi come oggi voi sapete che normalmente i motori di ricerca raccolgono informazioni sugli utenti e poi utilizzano queste informazioni per proporgli messaggi commerciali, ok? Quindi indurre dei consumi o influire sulle loro opinioni. Chiaramente, conoscendo molto bene la persona, si è molto più efficaci nel riuscire a convincerle. Quindi in un settore che è quello della pubblicità digitale, che parla in continuazione di dati e dell'utilizzo dei dati, voi affermate di non usarli? Non è proprio corretto. Quello che noi affermiamo è che se per esempio un utilizzatore utilizza un servizio di musica, è una cosa bella e positiva che il servizio conosca i gusti della persona e gli offra dei contenuti in linea con le sue aspettative, e questo non crea grossi problemi all'utente. Invece nel caso di un motore di ricerca noi gli confidiamo tante cose, cioè gli diciamo quanti anni abbiamo, cerchiamo informazioni sui brand e quindi il motore capisce il nostro livello di reddito, gli chiediamo informazioni sulla nostra religione, quindi capisce di che religione siamo, gli chiediamo informazioni sulle nostre malattie, quindi capisce se i problemi. Il motore di ricerca è trasversale su tutta la nostra vita, quindi ci conosce moltissimo e addirittura si ricorda sempre tutto. Cioè noi probabilmente abbiamo fatto delle ricerche 5 a 10 anni fa su un motore di ricerca che neanche ci ricordiamo più, magari ricerche imbarazzanti. Il motore di ricerca si ricorda tutto quanto, quindi noi non siamo contrari all'utilizzo dei dati, ma siamo per un utilizzo dei dati che non invada la vita privata delle persone. Quindi qual è il vostro modello di business? Come rendete Quant sostenibile economicamente? Allora, questa è una bella domanda che ci fanno tutti, grazie per darmi l'opportunità di spiegarlo. Noi usiamo il modello di business tipico dei motori di ricerca, ossia quando l'utente cerca un determinato prodotto o servizio che può essere collegato a un advertising, noi gli serviamo questo advertising senza però servirci del suo profilo. Quindi se una persona cerca iPhone 7, noi gli facciamo vedere la pubblicità dell'iPhone 7. Se una persona cerca viaggio alle Canarie, gli facciamo vedere la pubblicità di un viaggio alle Canarie. Però i risultati sono per tutti uguali, quindi anche i prezzi di questi servizi non vengono cambiati in base alla persona, e questa è la logica con cui noi facciamo ricavi. Quando l'utente clicca sull'advertising noi guadagniamo.